20, 24, 28, 32, 36, 40. La lama è l'anima di una picozza e la filatura della lama è un'operazione necessaria per avere un attrezzo performante sia su ghiaccio che su roccia. Non bisogna perdere l'angolo, normalmente a 45 gradi. Il filo va ravvivato in maniera tale da avere una lama a coltello perfetta per la penetrazione su ghiaccio e per gli agganci su roccia. Queste picozze sono delle X-Dream, picozze che ho progettato io personalmente, attrezzo che ha una particolarità unica, quella del manico reclinabile, e quindi un attrezzo polivalente che funziona molto bene su ghiaccio ma anche su dry, semplicemente spostando l'inclinazione dell'impugnatura. È composta da un tubo in Ergal, una lama tagliata laser. Il vantaggio del taglio laser ci permette di sbizzarrirci con delle forme che non necessariamente implicano la costruzione di stampi trancia dedicati. È composta da una testata forgiata a caldo che viene inserita nel tubo e trattenuta da due rivetti e da un'impugnatura, in questo caso un'impugnatura che è realizzata in materiale plastico sovrastampato a un'anima di alluminio di Ergal. La mia deformazione di alpinista e soprattutto di dry tooler mi ha portato a cercare la maniera di unire in una picca da ghiaccio anche le caratteristiche di una picozza usata nelle competizioni e nel dry tooling, cioè l'arrampicata su misto estremo. Matteo Rivadossi l'avevamo lasciato nella Valle dei Forni in Valtellina. Era il nostro insegnante ed insieme a Mattia, il suo allievo, avevamo scoperto i primi passi dell'ice climbing. Ora siamo a Premana, cittadina lecchese legata alla lavorazione del ferro. E sul fianco di questo monte da 130 anni si cura l'ideazione e la realizzazione di prodotti innovativi e funzionali per alpinisti, sci-alpinisti e per tutti gli appassionati di escursionismo. E proprio con i due big sci-alpinisti, Michele Boscacci e Robert Antonioli, andiamo a sbirciare i processi di produzione di alcuni degli attrezzi fondamentali per la sicurezza dello sci-alpinismo. Hai visto, Anto, il nuovo casco? Come ti sembra? Una bella grafica, mi piace, aggressiva, però terrà il colpi. Dovremmo poi fare un test. Prima vediamo come sta. Sembra che tiene, io non ho sentito niente. Dici che dobbiamo metterlo qua. Questo è una massa, un percussore emisferico di 5 kg che cadrà a un'altezza di 2 metri. La forza che il casco può trasmettere non deve essere superiore ai 10 kN. Test superato e siamo abili sul campo. E la testa è salva. Testa okay, salva. Okay. Lo SpeedComp ha la doppia normativa, quindi certificato secondo la norma dell'alpinismo e per lo sci. È composto principalmente da due parti. Una parte è una calotta esterna in policarbonato, una lastra termoformata, e una parte invece interna, il polistirene espanso. Il progetto inizia con uno schizzo 2D per definire l'estetica, poi si passa alla parte 3D per definire invece gli aspetti tecnici e produttivi. E si passa poi alla realizzazione di uno o più prototipi. Questi ci servono per controllare gli ingombri, la dimensione, le taglie e il comfort della calzata. Un altro fondamentale per la sicurezza dello sci alpinismo è l'imbrago da race. Ma come si testa? 95 grammi e dicono che tiene tanto. Ah, leggero leggero, eh. Questa fettuccia, quando si indossa, è anche molto comoda. La normativa CE prevede 15 kN. Vediamo a quanto lo possiamo spingere. Dai, dai, strappiamo. Il carico comincia a salire, eh? Pian piano.
Però non fa ancora una piega, bello preciso. Senti, inizia a sentire i primi scricoli. 22. Siamo già oltre la norma, la normativa. 26. Ancora buono, adesso è andato. Ed è dal box, dove tutto è cominciato, che tutto finisce. Abbiamo scalato pareti di ghiaccio, abbiamo sciato nella montagna immacolata. Poi ci siamo avvicinati alla produzione dei materiali per osservare da vicino quanta cura e attenzione può essere racchiusa in questi oggetti. Sembrano così semplici questi oggetti, ma ce n'è di lavoro dietro, Soprattutto perché questi sono oggetti che ci garantiscono la sicurezza in montagna. È pronto per ripartire al box.